Eccoci quindi qui ragazzi, come avevo promesso nei video precedenti, in questi ultimi giorni della settimana avrei portato altri video inerenti non più alla nazionale, che ormai mi sembra capitolo chiuso, ma soltanto al derby tra Roma e Lazio. Come ben sapete io ho già delle rubriche che mando avanti regolarmente con alcune puntate prima di ogni partita, dopo ogni partita, le recensioni eccetera eccetera, e avevo e ho tuttora già in programma due video specifici, uno sulle curiosità di questa partita e l'altro su un giocatore in particolare che non vi spoilererò, ma è comunque uno dei più rappresentativi di questa sfida tra queste due squadre. Di conseguenza mi sono messo a pensare, ma visto che comunque è una partita importante, di cos'altro potrei parlare, di quale altre curiosità, di quale altro avvenimento avrei potuto analizzare prima di questa importantissima partita, ci ho pensato un po' e alla fine ho deciso di parlarvi e di raccontarvi la storia delle magliette folcloristiche che la Roma ha utilizzato negli ultimi 20 anni di derby capitolini. Sappiamo molto bene che questa sfida è stata sempre, indipendentemente dalla classifica, molto sentita da entrambe le squadre, soprattutto da entrambe le tifoserie, ma diciamo che in alcuni casi i giocatori si sono travestiti da tifosi, mostrando appunto queste magliette dopo una marcatura, dopo una vittoria, eccetera, eccetera. E io ho deciso di racchiudervele tutte in questo video, invitandovi fin da subito a scrivermi nei commenti qual è stata secondo voi la maglietta e la scritta ovviamente più bella che la Roma ha messo negli ultimi 20 anni. Partiamo prima di tutto da quella che è secondo me la più famosa e più iconica dei derby capitolini, e sto parlando della maglietta con su scritto "Vi ho purgato ancora", messa da Totti nella vittoria per 3-1 contro la Lazio. Totti infatti aveva segnato solo la stagione precedente il suo primo gol in un derby capitolino, in quello che fu uno dei derby più belli della storia, con un 3-3 bellissimo da ambo le parti, e in quella stagione riuscì a segnare il gol del 3-1, permettendo alla Roma di vincere il derby dopo tanti e tanti anni di astinenza. Dopo la marcatura, Totti ha fatto vedere alla curva nord la scritta "Vi ho purgato ancora", diciamo inaugurando, se così si può dire, le magliette folcloristiche in questa sfida. Successivamente nella stagione 2011-2012 questa maglietta venne, diciamo, riutilizzata o ricopiata, se così possiamo dire, dall'attaccante Pablo Daniel Osvaldo. In quell'occasione però fu veramente inadeguata, perché Osvaldo segnò nel derby, segnò 1-0, fece vedere questa maglietta, ma alla fine la Roma perse la partita, perché infatti venne rimontata con 2 gol nella ripresa, e quindi quella maglietta non solo non sortì l'effetto sperato, ma addirittura fu utilizzata come presa in giro da parte dei laziali verso i romanisti, che francamente avevano esultato un po' troppo presto. Dopo aver fatto un salto di 12-13 anni, torniamo indietro sempre ai primi anni 2000 e parliamo di uno dei giocatori più forti in questa sfida, non più forti in generale, ma che soprattutto in questa sfida si trasformava completamente. Sto parlando di Super Marco Del Vecchio. Del Vecchio è diventato famoso con la maglia giallorossa per essere stato il giocatore che fino a qualche anno fa ha segnato più gol in questa sfida, ben 9 marcature complessive. Dopo tanti gol segnati contro la Lazio, ha deciso per un derby di mettere la maglietta con su scritto "E segno sempre io", facendo sempre il gesto delle orecchie che ormai era diventato consuetudine dopo ogni sua marcatura. Decise quindi di far vedere questa maglietta in uno dei suoi tantissimi gol segnati contro la Lazio. Passiamo invece al derby della stagione 2001-2002, quella che è considerata da molti la vittoria più incredibile da parte della Roma contro la Lazio. Parliamo appunto di quel clamoroso 5-1 in casa dei laziali. Totti riuscì a segnare il 5° gol dopo un poker clamoroso di Vincenzo Montella e decise di mettere una maglietta dedicata esclusivamente alla sua fidanzata, a quel tempo Ilari Blasi. Infatti sulla maglietta c'è scritto 6 unica. Sarebbe stato incredibile se il gol fosse stato del 6-1, perché sarebbe stato praticamente perfetto, però comunque in ogni caso la dedica è riuscita, anche perché qualche anno dopo Totti e Ilari si sono ufficialmente sposati. Ricollegandoci sempre a questa scritta, facciamo un ulteriore salto alla stagione 2010-2011. Anche in questo caso la Roma vince il derby, ma per 2-0, con una doppietta di Francesco Totti. Totti a fine partita decide di mostrare una maglietta con su scritto 6 sempre unica, come a testimoniare che anche con il passare degli anni il suo amore per la Roma e per sua moglie è sempre rimasto indissolubile. Una frase non solo bella dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista generale, veramente molto bella. E in ultimo ho deciso di racchiudere le varie magliette che sono state messe in occasione del derby della stagione 2014-2015, quel derby famoso vinto con i gol di Iturbe e Yangambiwa. A fine partita tutta la Roma esultò sotto la curva, perché quella vittoria non solo ci permise di vincere il derby, ma anche di andare matematicamente ai gironi di Champions League, evitando quindi la rimonta della Lazio, e ci furono diverse magliette goliardiche in quell'occasione. Prima di tutti la maglietta con su scritto "Game Over", messa da Totti quando tutti i giocatori sono andati sotto la curva, come a testimonianza
testimoniare che i giochi erano finiti. La seconda maglietta invece titolava La grande bellezza, film che ha vinto l'Oscar, che era uscito proprio in quei mesi e che con il suo titolo ha dato lo spunto per questa maglietta. Le ultime due magliette usate in questa occasione furono legate soprattutto alla decisione che Lotito fece in quel periodo di spostare la partita qualche giorno dopo, perché la Lazio aveva giocato la finale di Coppa Italia. Una intitolava Stai sempre a parlà, ora che te vo' inventà, mentre invece l'altra, indossata da Florenzi nell'occasione, intitolava Rigiochiamola anche domani. Bene ragazzi, questa era diciamo la storia delle magliette goliardiche che la Roma ha messo negli ultimi 20 anni di derby. Probabilmente me ne sono anche scordato qualcuna, però ho voluto mettere quelle più iconiche e quelle più memorabili, e cioè che sono rimaste più impresse nella mia mente. Fatemi sapere nei commenti qual è stata secondo voi la migliore, se vi è piaciuto in generale questo video, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo presto per un altro video legato a uno dei giocatori più importanti di questa sfida. Io penso che molti di voi avranno già capito. Ciao ragazzi!